affronteremo tre temi essenzialmente. Il primo è la situazione odierna, con qualche anticipazione rispetto al solito, così vi do i dati della giornata. Poi il rientro in Sicilia, come finora sta procedendo l'ordinanza del Presidente della Regione, una condizione generale sul quadro epidemiologico regionale e poi ovviamente come si articolerà e come funzionerà la campagna vaccini in Sicilia nelle prime giornate, non appena, quindi con la individuazione della platea e come è stata individuata la platea. Andiamo ai dati del giorno. I dati del giorno vedono un incremento di 872 positivi a fronte di 9.353 tamponi molecolari già effettuati. Sapete che probabilmente alla prossima settimana nel dato complessivo ci sarà anche la presenza come denominatore dei tamponi antigenici secondo il documento dell'ICDC e quindi verosimilmente in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, si abbasserà il tasso di positività per tamponi perché comprenderemo nel denominatore sia i tamponi molecolari sia quelli antigenici. I ricoverati in rianimazione nella giornata di oggi sono scesi a 179 unità, quindi con un decremento di ulteriori 4 unità, mentre i degenti in malattie infettive sono scesi a 1131, con un ulteriore significativo decremento che si accompagna a 97 dimissioni, che è un numero importante nella giornata e che si accompagna anche ad un dato che stiamo monitorando, che è quello lì relativo alla presentazione dei soggetti positivi presso le strutture di pronto soccorso. Anche qui si è di fronte a un significativo contenimento delle presentazioni individuali o attraverso il 118. Anche questa è stata una giornata con un numero doloroso di deceduti, sono stati 28 in tutto. Alcuni dicono si sta abbassando giornalmente il numero dei deceduti, io mi permetto di osservare che di fronte ad ogni morte ci vuole il massimo del rispetto, che non possiamo permetterci né di guardare all'età media della persona che è mancata, semmai nella valutazione epidemiologica che poi si farà bisognerà tenere conto delle comorbidità, ma questa è una questione diversa. È molto triste quando si legge c'è un numero significativo di deceduti ma l'età media è molto alta. Ognuno di noi penso che abbia genitori, nonni e parenti e penso che non la consideri una adeguata indicazione guardare l'età. Un numero significativo è quello dei guariti, sono oltre 1300. Questo è un dato che incide sulla valutazione epidemiologica perché il delta sempre attivo tra il numero dei nuovi positivi e il numero dei guariti nel complesso segnala una iniziale regressione della curva dal punto di vista epidemiologico. Anche questa settimana, lo diffonderemo in giornata, è stato realizzato dal Servizio Sorveglianza Epidemiologica della Regione una relazione sull'andamento dell'epidemia in Sicilia, su come l'andamento dell'epidemia si muova con una iniziale e oggettiva regressione e su come il numero dei casi può essere significativo, proprio l'esame della curva segnali un incoraggiante andamento di contenimento. Ovviamente i fatti di questi giorni non sono ancora rilevabili da eventuali valutazioni. Però quello che è emerso è una stima di RT che continua ad essere stabilmente sotto il valore 1, una capacità del sistema di iniziare ad incidere territorialmente in maniera finalmente dignitosa e un confronto con le altre regioni
che segnala il tasso di incidenza siciliano tra i più bassi d'Italia fino al 1 giugno, e finalmente riallineatosi sotto la media nazionale in questa seconda fase dell'epidemia che ci aveva creato una qualche preoccupazione. Nel totale dei casi, l'incidenza cumulativa dei casi di positivi ogni 10.000 abitanti vede la Sicilia a 156,29 ogni 10.000 abitanti ed è tra le regioni italiane che ha avuto dall'inizio dell'epidemia un tasso più basso di incidenza per abitante. Lo rileviamo in linea con le altre regioni anche negli ultimi 14 giorni, lo rileviamo in maniera ancora più significativa calcolando l'incidenza cumulativa degli ultimi 7 giorni. Questo ovviamente, così come le analisi e l'approfondimento e la geolocalizzazione territoriale dei focolari identifica, non deve farci pensare che la vicenda sia lasciata alle nostre spalle, perché abbiamo imparato tutti che così non è e che così non deve mai essere percepita soprattutto dai cittadini, che laddove si determini un calo di tensione inevitabilmente si produce un peso sul sistema che poi non viene percepito subito, ma viene inevitabilmente percepito molti giorni dopo, alcune settimane dopo. Avrete ormai imparato, come ho cercato di imparare io, che il tema della durata dell'incubazione media della infezione fa sì che quello che accade oggi è il prodotto dei 10-15 giorni antecedenti, quello che è accaduto ieri lo vedremo fra 10-15 giorni. Quindi non dobbiamo mai pensare che anche questo calo che ci ha fatto molto ben sperare delle terapie intensive che negli ultimi giorni hanno sensibilmente visto decrescere il numero degli occupanti, obiettivamente anche questo è il prodotto di quello che è avvenuto nei 10-15 giorni antecedenti, ma lo vedete anche nell'incremento giornaliero che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inserisce del numero complessivo dei casi che fanno ingresso in terapia intensiva. L'andamento della curva, come vi dicevo, è quello lì che segue più o meno l'andamento nazionale. La flessione è leggera, è costante e fa ben sperare, soprattutto anche alla luce dei provvedimenti che dovranno essere assunti nelle prossime ore e dei quali poi sarà direttamente il Presidente della Regione a dare comunicazione. Alle 17 di oggi è prevista la conferenza Stato-Regioni e autonomie locali e in quella sede discuteremo con il Governo nazionale le misure che il Governo intende proporre. Una cosa che ci tenevo a evidenziare è l'andamento del rientro in Sicilia. Anche questa è stata una decisione un po' unica del nostro governo, del Presidente della Regione. Avevamo chiesto, come sapete, di registrarsi al sito siciliacoronavirus.it. Ad oggi, 17 di dicembre, le registrazioni raggiungono quasi quota 39.000. Ricorderete che durante tutto il periodo dell'estate, quando fu azionato il meccanismo della registrazione, si raggiunse la quota 40.000. Questo ci fa immaginare, essendo ben consapevoli che magari non tutti i cittadini avranno effettuato la registrazione, che però il grado di adesione sia molto alto. Ed è un grado di adesione che vediamo anche nella spontanea presentazione nei drive-in realizzati all'aeroporto di Palermo, all'aeroporto di Catania e alla Caronte a Messina, oltre che negli ulteriori 50 drive-in che sono presenti in tutte, oltre 50, la sessantina,
di drive-in che sono presenti in tutta la Sicilia e che anche grazie a questa nuova circolare del Ministero della Salute emergeranno nel report nazionale della protezione civile. A Palermo si sono sottoposti a tampone nei primi due giorni 2.953 persone e i positivi sono stati soltanto 6 individuati. Alla Caronte a Messina si sono sottoposti a tampone 1.355 persone, tutte dirette in provincia di Messina, perché la regola che è stata individuata è che chi sbarca in Sicilia ed è diretto nel territorio di Messina e provincia fa il tampone alla Caronte. Chi invece sbarca in Sicilia ma deve rientrare nel proprio domicilio fa il tampone nel territorio dell'ASPA competente, anche per evitare un fenomeno di attesa all'ingresso che avrebbe determinato qualche criticità in più. Dicevo, sui 1.355 tamponi effettuati, 23 sono stati positivi. All'aeroporto di Catania l'adesione è stata significativa. 3.871 i tamponi che sono stati effettuati in aeroporto, 10 soltanto i positivi che sono stati trovati. Ho letto sui social, ma non tutti i cittadini che sbarcano dall'aereo si sottopongono al tampone. Ricordo che la ordinanza del Presidente della Regione non è diretta erga omnes a tutti i cittadini, ma è diretta a quei cittadini che fanno rientro in Sicilia, che non siano lavoratori pendolari e che si ritrovino nelle caratteristiche previste dall'articolo 1. Devo anche dirvi che questa richiesta che noi abbiamo fatto di poter effettuare un tampone molecolare prima di rientrare in Sicilia, anche questa ha avuto un significativo gradimento, direi al di sopra delle attese, perché dei registrati al sito siciliacoronavirus.it circa il 7% danno già allegato il risultato del tampone molecolare effettuato. Su queste misure vorrei dare un ulteriore elemento di riflessione per tutti. Così come le misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pongono alcune limitazioni che dovrebbero essere eseguite da omnes, ma che qualche volta nella difficoltà dei controlli diventa difficile misurare nella loro effettività, così noi auspichiamo che il 100% dei cittadini voglia aderire all'ordinanza del Presidente della Regione. Ma se dovesse avvenire, come sta avvenendo, che c'è un'adesione massiccia alla registrazione, che c'è un'adesione massiccia a chi si arriva prima per i tamponi molecolari, che c'è un'adesione massiccia alla presentazione diretta per il tampone antigenico, evidentemente noi stiamo ponendo un'azione di controllo che percentualmente, in modo significativo, abbassa il rischio. Perché se delle circa 100.000 persone che si stima possono rientrare in Sicilia, vi sarà una adesione all'ordinanza superiore al 50-60%, evidentemente della misura corrispondente è un rischio che si abbassa rispetto alla popolazione, soprattutto nei giorni delle feste. Continueremo a monitorare ovviamente i rientri, sappiamo dai vettori aeroportuali che ringrazio la società di gestione dell'aeroporto di Palermo per l'importante collaborazione che ha con la Regione Siciliana e con il nostro Dipartimento della Protezione Civile. Ringrazio la società aeroportuale di Catania, la SAP, che si è messa anch'essa a disposizione di questo lavoro. Ringrazio la società di gestione dell'aeroporto di Trapani, che da questa sera riprende la propria operatività e da questa sera vedrà aderire l'ASP di Trapani al monitoraggio e ai controlli anche in quello scalo aeroportuale. Ultimo tema, e poi mi lascio ad alcune vostre domande, una delle quali so già essere di Lino Amadore, ma io leggo i giornali, quindi volevo darvi alcune indicazioni sulla campagna vaccinale, che è molto attesa dai cittadini. Come funzionerà in Sicilia, come ci siamo organizzati, qual è la platea individuata
e come ci si muoverà nelle prossime importanti giornate. Intanto sapete che secondo la relazione del Ministro della Salute, che è stata approvata dal Parlamento nazionale, è individuato un ordine di priorità nella vaccinazione. Quest'ordine di priorità nella fase 1, che sarà quella del primo trimestre, gennaio, febbraio e marzo del 2021, vedrà coinvolti il personale sanitario, e ora vi dirò in quale misura e in quale suddivisione, il personale e gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e i cittadini over 80. All'interno di questa prima fase vi saranno due sottodivisioni. Si parte, cioè, dal personale sanitario e dal personale e ospiti delle residenze sanitarie assistite. La stima di target per la Sicilia è, come annunciato anche dal Presidente della Regione, di 141.000 unità che apparterranno a questa prima fase della vaccinazione. Di queste 141.000 dosi richieste dal nostro governo, vi sarà, come per tutte le regioni italiane, una anticipazione del 90%, e sono i 129.000 circa che avrete visto pubblicati nella giornata di oggi dal Commissario Nazionale per l'Emergenza e da quasi tutti i quotidiani italiani. Ma chi sono questi siciliani dai quali si inizia? Il personale delle aziende sanitarie è stimato in 79.385 persone. Si parla ovviamente di tutto il personale sanitario, ma anche di tutti coloro che lavorano all'interno degli ospedali. Perché l'obiettivo che si è dato il governo nazionale e che è oggetto di condivisione da parte di tutte le regioni italiane è che il punto di partenza sia quello di realizzare degli ospedali Covid-free, dove il personale e le persone che lavorano all'interno della struttura siano protette dal rischio di infezione. Sapete anche che fin dall'inizio il fenomeno dei cosiddetti focolai nosocomiali è stato un fenomeno che ha significativamente inciso. Proprio oggi ho letto che anche a Palermo una struttura privata ha visto la insorgenza di un possibile nuovo focolaio. Accanto a questi, i presidi per anziani. Gli ospiti sono 21.551. Il totale di questi operatori, sanità pubblica, presidi per anziani, fa 111.399. A questi si aggiungono ulteriori operatori sanitari, che sono gli 8.600 operatori della sanità privata, agli OPEARIS, che operano nelle strutture ospedaliere, i 3.092 operatori del 118, ai quali va sempre la gratitudine profonda per il lavoro che svolgono e che anch'essi sono portatori di un contratto di diritto privato, ancorché espressione di un servizio pubblico. 4.721 sono i medici di famiglia, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, 1.455 i loro collaboratori, 2.956 gli ulteriori operatori MCA e medici dell'emergenza territoriale MET che operano nel territorio in regime convenzionale con la regione siciliana. A questi si aggiungono ulteriormente i 4.527 operatori assunti fino ad oggi per la gestione dell'emergenza coronavirus, gli 800 studenti del corso di medicina generale, i 3.534 specializzati. Il totale è pari ai 141.084 che sono stati l'oggetto della richiesta accordata alla Regione Siciliana.
Sapete anche che noi abbiamo indicato 31 aree di stoccaggio in Sicilia, che aderiremo al bando che la Protezione Civile ha pubblicato in questi giorni per medici e infermieri per la fase delle vaccinazioni. Ovviamente è una fase in cui questa esigenza ci sarà più avanti, quando ci si estenderà alla popolazione over 80 e poi via via negli ulteriori mesi alla popolazione che nei diversi ulteriori target è individuata nel piano nazionale della vaccinazione. Cos'è importante? E perché io mi sono permesso di disturbarvi, oltre che per dare queste indicazioni sull'andamento epidemiologico e sul piano vaccinale? Perché da oggi alle ore 18 sarà operativo sul sito siciliacoronavirus.it una sezione dedicata a tutto il personale sanitario siciliano. Noi abbiamo bisogno di chiedere a tutti che effettuino la registrazione come preadesione alla volontà di vaccinarsi. Il mio auspicio è che il numero più ampio possibile di operatori sanitari voglia accettare di sottoporsi alla vaccinazione. Ringrazio tutti coloro che vorranno farlo e che nelle prossime 24 ore si registreranno sul sito, perché da parte del governo centrale, ed è una decisione molto condivisibile, c'è una pressante richiesta di avere contezza di quale sarà il grado di adesione alla vaccinazione, con due obiettivi. Il primo, quello di comprendere quale sarà lo spirito positivo che si vorrà mettere in campo per aderire alla esigenza di vaccinarsi per il coronavirus. Poi ovviamente, perché avendo già a disposizione una prima consegna da parte di Pfizer, ove ci dovessero essere dosi che avanzano, la nostra regione, esattamente come tutte le altre, vorrà iniziare ad anticipare i soggetti che vengono a seguire e quindi partire dalla popolazione anziana che non si trova in una residenza sanitaria assistita ma che ha gli stessi diritti e le stesse necessità di poter essere sottoposta a vaccinazione. E quindi abbiamo bisogno di effettuare una raccolta dei dati con una stima il più aderente possibile. Alcune altre regioni italiane registrano un'adesione altalenante. Ci sono regioni dove il personale sanitario aderisce al 50%, ci sono state regioni, fatalmente le più colpite, dove l'adesione ha superato l'80%. Io devo chiedere, e sono grato perché so che questo mio appello verrà raccolto nella maniera più libera possibile, visto che questa è una pre-registrazione, che il personale siciliano che è stato all'altezza di questa sfida, probabilmente molto meglio di noi che lo rappresentiamo, comprenda che quanto più sarà alta l'adesione da parte del personale della sanità siciliana, quanto più forte sarà il messaggio che arriverà ai cittadini siciliani per essere anch'essi sottoposti alla vaccinazione. Se ci dovesse essere una bassa adesione da parte del personale sanitario, quello che inevitabilmente emergerebbe è un grado di preoccupazione anche da parte della comunità cittadina. E di fronte a questa crescente preoccupazione, il rischio concreto potrebbe essere quello di essere sottoposti ad una bassa vaccinazione. Io penso che il ruolo fondamentale lo svolgiate anche voi. Vi ringrazio perché la vostra presenza vuol dire molto, soprattutto perché la sfida vera sarà quella di far comprendere in maniera trasparente quanto possa essere importante in questa fase, in modo particolare, sottoporsi alla vaccinazione. Mi fa piacere perché la Sicilia ad oggi è la seconda regione in Italia per il numero di punti di raccolta dei vaccini. Speriamo di essere ben organizzati, è una sfida importante ed è, se volete, l'ennesima sfida di una sfida che si aggiunge ad una gestione ordinaria che qualche volta è complessa. E non mi sfugge quanto possa essere complessa.
se dovessi utilizzare una battuta, se anche chi ha 3 volte i nostri posti letti di terapia intensiva in Europa sceglie la via del lockdown perché ha difficoltà di personale e di saturazione delle strutture, evidentemente la situazione non può essere ritenuta marginale dal punto di vista del rischio sanitario, ma soprattutto è ancora più difficile per chi è stato lungamente sottoposto a piano di rientro. E quindi la sfida è ancora più alta, perché ogni tanto si affronta il tema del piano pandemico, di come doveva essere costruito, di come doveva essere realizzato, e sono senza dubbio questioni di grande impatto, soprattutto alla luce di ciò che accade. Però guardiamo anche a quello che si è deciso di fare negli ultimi anni. Il nostro è un sistema sanitario che è stato definanziato per 34 miliardi di euro solo a partire dal 2012. E questo ha inciso su un altro dato che è molto poco raccontato, che è la capacità di assunzione del personale. Il tetto di spesa del personale in tutta Italia era fermo al 2004, ridotto dell'1,4%. Il che vuol dire che fino al 2019 si ragionava con i parametri di 15 anni prima. Le regioni italiane avevano evidenziato questa questione di numero di personale da mettere in campo già da almeno 2 anni e avevano chiesto che nel patto per la salute vi fosse spazio e posto per la grande questione della formazione e dell'assunzione del personale. Ci stiamo arrivando adesso, è importante, l'obiettivo è quello che ovviamente il coronavirus ci possa lasciare anche un sistema sanitario un po' più organizzato e calibrato nei territori, perché poi fatalmente cosa ha comportato la capacità bassa di utilizzazione del personale? Ha comportato che si scegliesse di mandarlo tutto in ospedale e nessuno nel territorio, quindi dipartimenti di prevenzione svuotati, quindi distretti svuotati, quindi ambulatori che non partivano. Tutto questo lo dobbiamo lasciare alle nostre spalle e per lasciarlo alle nostre spalle abbiamo bisogno di fare tesoro di questa esperienza. Io ho concluso, non so se c'è qualche domanda.